Un abbraccio infinito, Moni, alla bambina venuta dal mare, riposerà per sempre in Irpinia. La salma della piccola nigeriana, morta per cause ancora misteriose, sarà tumulata nella cappella di famiglia di Massimo Panza, nel cimitero di Prato la Serra. Massimo è un collaboratore dell'associazione New Thing, impegnata nell'accoglienza dei migranti. Un operatore sociale che aveva preso particolarmente a cuore la bambina, frutto di una violenza subita dalla giovane madre, arrivata in stato di gravidanza e disperata nel centro di Albanella, Monteforte Irpino. Era stato proprio Massimo, insieme agli altri componenti dell'associazione, a convincere Esther a non abortire ma a dare luce a una creatura che sarebbe stato un simbolo di riscatto e speranza. Anche per questo Monia era come la figlia di un'Irpinia senza differenze e che guarda oltre i confini, le diversità, il colore della pelle e le barriere. La bambina era stata battezzata Monteveggine, festeggiata da Esther e tutta la grande famiglia del centro di accoglienza Irpino. Migranti e operatori si erano stretti in quella giornata speciale alla piccola mascotte. Poi il trasferimento di mamma e figlia nigeriani a Latina per essere inserite in un progetto SPRAR, Esther e Monia, però erano attese quanto prima ad Albanella perché era l'Irpinia a casa loro. Nell'agenda dell'associazione New Thing, ieri era fissata la festa per un anno di vita della bambina. Un clima di gioia, di entusiasmo, spento brutalmente dalla notizia della tragedia. La piccola mascotte, rinvenuta cadavere dalla madre nel lettino del centro SPRAR, ora Massimo non ha più lacrime. Aspetta in silenzio la piccola Monia, la bambina venuta dal mare, ora in cielo, riposerà nella sua cappella. L'abbraccio della vita per lei, strappata al mondo, al futuro possibile, non avrà mai fine.